di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo però con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Se vuoi bene all'Italia, devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare distanze di sicurezza almeno un metro. Questo è fondamentale. E guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti, perché bisogna rispettare questa precauzione. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su quattro, la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci, è la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori controllo. Aumenteranno i nostri morti, i nostri defunti, e avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Anche il governo ovviamente ha un compito specifico in questa nuova fase. Dovremo vigilare, monitorare costantemente affinché questa curva si mantenga sotto controllo, non risalga, e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido, efficace, tempestivo, laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico. Abbiamo predisposto un meccanismo, adesso ve lo racconterò, per tenere sotto controllo questa curva e per consentirci di intervenire laddove dovesse sfiorare momenti critici. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, anche nei prossimi mesi. Ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce, di privazioni, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure, delle restrizioni, delle varie raccomandazioni. Possiamo quindi anche reagire negativamente in questa fase. Potremmo affidarci al risentimento, perché no, alla rabbia, a ricercare un colpevole. Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, in famiglia, con i familiari, con l'Europa, con il governo, con i politici, con le regioni, con la stampa. Non mancano le occasioni e non manca l'elenco. Oppure invece possiamo operare un'altra scelta: scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità, per consentire una più rapida ripresa. Dipende da noi, dal compito che ciascuno di noi si sentirà di svolgere, ciascuno di noi, tutti indistintamente. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi della ripartenza del paese. Dobbiamo rispettare quindi le raccomandazioni, dobbiamo rimboccarci le maniche e vi assicuro che il governo farà la sua parte. Serve una stagione intensa di riforme, deve essere questa l'occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che nel nostro paese non vanno e non vanno da tempo. Io la squadra, insieme a tutta la squadra dei ministri, noi non ci tiriamo indietro, non ci tireremo indietro. Avete visto, ci battiamo, ci siamo già battuti e continueremo a batterci in Europa, ma anche in Italia, per cambiare tutte le cose che non vanno. Questo piano che adesso vi illustro parte dal 4 maggio, quindi ve lo anticipiamo con molti giorni, perché è ben strutturato, ben articolato, ben pensato e deve anche essere da voi maturato, in modo da poterlo, come dire, mettere a frutto nel migliore dei modi. Devo ringraziare ovviamente la nostra squadra di esperti e degli scienziati, la squadra di esperti coordinati, come sapete, dal dottor Colao e il comitato tecnico scientifico che ormai lavora con noi da tempo, ci coadiuva da parecchio tempo. Per quanto riguarda
un passaggio importante. Nella convivenza con il virus conviveremo, ovviamente, e dovremo adottare tutte le precauzioni, anche i dispositivi di protezione individuale. A questo fine abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri, il quale con ordinanza interviene a calmierare e fissare i prezzi di mercato delle mascherine. Noi non vogliamo che ci siano distorsioni, speculazioni di mercato su questo fronte. Quindi avremo un prezzo che è assolutamente giusto, equo, per remunerare le imprese che lavorano in questo settore dei loro costi di produzione, anche un piccolo margine di guadagno, ma non consentiremo altro. E in più vi dico, c'è il forte impegno del governo a eliminare completamente l'IVA con un prossimo provvedimento normativo, in modo che non ci sia neppure da pagare l'IVA. Il prezzo, l'ordinanza del commissario Arcuri, dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche. Poi ancora, avete ormai storia nota, all'ultimo Consiglio europeo abbiamo fatto un passo importante avanti che appariva impensabile se solo risaliamo a qualche settimana fa. Il recovery fund. In Europa è stato affermato un principio molto importante. La reazione a questa emergenza deve essere comune, rapida e deve essere coraggiosa. Il ventaglio delle varie iniziative, che devo dire la verità, le varie istituzioni europee hanno già assunto nelle settimane scorse, si è arricchito questo ventaglio. Questo recovery fund è uno strumento innovativo che offrirà ai paesi più colpiti, e tra questi ovviamente purtroppo c'è l'Italia, di percorrere una strada più rapida per la ripresa nel segno della solidarietà. E questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra che abbiamo fatto con vari paesi europei e alla convergenza, all'unanimità che si è creata in seno all'ultimo Consiglio europeo. È innegabile, se l'Italia non avesse però posto queste condizioni sin dall'inizio con forza, già nel corso dello scorso Consiglio europeo di marzo, non avremmo mai ottenuto questo risultato, un risultato storico, fondamentale, un punto a nostro favore. E dobbiamo essere tutti orgogliosi, perché i risultati, quando si conseguono, sono così importanti. Questo è un lavoro di squadra. È il sistema Italia che ha sollecitato questa risposta, il sistema Italia che ha ottenuto questa risposta. Io l'ho potuto fare, sicuramente sono la punta di questo sistema, ma vi assicuro che se non avessimo dato a livello non solo europeo ma internazionale questa prova di orgoglio, di dignità, di forza, di carattere, questo risultato non credo l'avrei mai conseguito. Ora sia chiaro, e lo voglio ripetere, abbiamo conseguito un importante passo avanti, adesso dobbiamo andare a traguardo, e il traguardo finale significa tradurre poi questo principio politico che è stato affermato, tradurre la volontà chiara politica di introdurre questo nuovo strumento, in confermarlo in termini di lavoro tecnico. È un lavoro che tecnicamente significherà riempire di consistenza economica questo strumento, bilanciarlo bene, evitare che attraverso questo strumento si crei più debito per i paesi, debito pubblico per i paesi già indebitati come l'Italia, e soprattutto offrirlo subito nella disponibilità dei paesi colpiti. Prima di passare a illustrare poi i contenuti del decreto, voglio anche dirvi che noi stiamo ovviamente lavorando per le misure economiche. Qui ci tengo a dire, alcuni di voi sono ancora insoddisfatti, ne siamo consapevoli, però vorrei dire che lo sforzo sin qui è stato straordinario. Tra gennaio e marzo l'INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito di cittadinanza, di pensione di cittadinanza. Sono arrivate, pensate, solo per il bonus babysitting, 78.000 domande. Per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie, 237.000 congedi richieste. E ancora abbiamo già liquidato quasi 3 milioni e mezzo di bonus da 600 euro per autonomi, professionisti, co-co-co, agricoli e lavoratori dello spettacolo. Alcuni attendono ancora, ci sono dei ritardi, di questi ritardi personalmente mi scuso, ma vorrei anche ricordarvi, attenzione, stiamo parlando di 11.000 domande, compresa la cassa integrazione, è una situazione senza precedenti, pensate che questa mole di domande
veniva trattata mediamente dall'INPS in 5 anni. È stata trattata e buona parte di queste sono state già evase in un solo mese. Ci sono quindi ritardi anche nella cassa, nell'erogazione a cassa integrazione in deroga. Però qui vorrei anche sottolineare che è necessario assolutamente il contributo delle regioni. Alcune regioni devono ancora affrettarsi a far pervenire i flussi e quindi ad adottare i relativi decreti. Alcune hanno fatto pervenire questi flussi, ma solo parzialmente. Attendiamo di completare il patrimonio informativo che permetterà un attimo dopo all'INPS di erogare quanto dovuto. E ancora le imprese. Questo paese non riparte se non punteremo sulle imprese. Siamo quindi allo studio e nei prossimi giorni saranno veramente momenti molto intensi per poter intervenire. Innanzitutto abbiamo col nuovo decreto, quello da 55 miliardi, abbiamo più fondi per gli autonomi, aiuti concreti a fasce, categorie sociali più fragili, penso alle colf, badanti che erano rimaste fuori. Chi ha avuto già il bonus da 600 euro, stiamo sperimentando la possibilità di rinnovarglielo automaticamente senza richiesta, basterà un semplice click e quindi potremo recuperare anche alcuni ritardi. Nel prossimo provvedimento poi avremo più aiuti alle imprese. Questo governo pone una particolare attenzione. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso all'attività d'impresa, perché il nostro obiettivo non è avere più sussidiati, ma più occupati. Ci saranno quindi finanziamenti anche a fondo perduto per le imprese con meno di 10 dipendenti, parliamo di oltre 1 milione di imprese, un sostegno diretto alle varie imprese con contributi vari per affitti commerciali, taglio al costo delle bollette. Poi non dimentichiamo anche settori particolarmente colpiti, penso al turismo. Stiamo parlando di un settore che non riuscirà certo a recuperare, a rimediare ai danni e ai pregiudizi che sta subendo. Non li lasceremo gli operatori da soli. È un settore che produce dal 13 anche al 15% del PIL, se parliamo di tutto l'indotto, e sicuramente avrà bisogno di una robusta iniezione di fiducia e di sostegno economico da parte del governo. Dobbiamo lavorare in questa direzione, c'è tanto da fare. E oltre al decreto che stiamo preparando per le misure economiche, stiamo preparando anche un parallelo decreto che io dico sblocca paese. Qui non è più sufficiente sbloccare i singoli cantieri, dobbiamo sbloccare questo paese. Ci stanno guardando a livello europeo e a livello internazionale, ci stanno guardando perché mostrano solidarietà, mostrano sostegno anche morale nei nostri confronti e diciamocelo anche con orgoglio, anche ammirazione per molti dei provvedimenti che abbiamo preso. E io confido che anche questo nuovo provvedimento possa essere un provvedimento regole studiate, già si stanno chiedendo una copia di questo provvedimento e io confido, dicevo, che anche nella ripresa l'Italia potrà essere ammirata. Dobbiamo approfittare anche dei finanziamenti che arriveranno per far correre il Paese. Ma veniamo al provvedimento, al nuovo DPCM. Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio. Cosa succederà dal 4 maggio per le 2 settimane successive, quindi fino al 18 maggio? Avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento, gli spostamenti. Quindi rimarranno per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della regione le motivazioni, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. All'interno della regione sono questi gli spostamenti. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, molti nuclei familiari, genitori con figli, figli e nipoti con nonni. Vogliamo quindi consentire loro delle visite, ma attenzione, saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze, con l'adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento. Non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti dal 4 maggio party privati, familiari, ritrovi di famiglia. Ancora, all'interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso, quindi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una
regione diversa, dicevo, rispetto a quelle in cui attualmente si trovano. Tra regioni è consentito solo un trasferimento per esigenze lavorative, per assoluta urgenza o motivi di salute. Consentiamo poi il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ancora, introduciamo una regola più stringente per coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37 gradi e mezzo. A questo punto non è più raccomandato, devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali, avvertire il proprio medico curante. Ancora, i divieti di assembramenti rimarranno, luoghi pubblici ma anche privati. Non consentiamo party privati a giovani, a persone adulte. Il sindaco può anche disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di questi vincoli. Consentiamo l'accesso a parchi, a ville e a giardini pubblici, ma condizionato al rigoroso rispetto delle distanze e al fatto che siano adottate misure per contingentare gli ingressi. Anche qui i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree laddove non ci sia possibilità di assicurare questi controlli in rispetto di queste prescrizioni. Ancora, per quanto riguarda cosa cambia l'attività sportiva e motoria, sin qui era possibile svolgere un'attività motoria, anche sportiva, nei pressi e le immediate vicinanze della propria abitazione, invece adesso ci si potrà allontanare anche, ma attenzione, se attività sportiva, che è quella più dinamica, rispettando la distanza di almeno 2 metri dall'uno all'altro, mentre invece se semplice attività motoria basterà 1 metro. Anche un ulteriore passaggio per quanto riguarda le attività sportive, proprio per consentire una graduale ripresa delle attività sportive nel rispetto anche delle esigenze di tutelare prioritariamente la salute, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti ma riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni. Però attenzione, saranno sempre consentite, questi allenamenti saranno consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. Adesso vi dico invece per gli atleti che praticano discipline collettive. Per quanto riguarda le cerimonie funebri, c'è stata una fitta serrata interlocuzione del Comitato Tecnico Scientifico, che è apparso molto rigido su questo fronte. C'è stata però un'apertura per quanto riguarda le cerimonie funebri, e qui devo aprire una parentesi. Credo abbia addolorato tutti, non solo me, il fatto di aver assistito a tanti decessi in questo periodo senza neppure la possibilità di un ultimo gesto di raccoglimento, di una preghiera nell'occasione di una cerimonia funebre. Quindi saranno consentite al 4 le cerimonie funebri, con l'esclusiva però partecipazione di congiunti sino a un massimo di 15 persone, possibilmente con funzione a celebrarsi all'aperto indossando mascherine protettive, rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale. Io voglio ringraziare anche la CEI e tutte le persone che hanno una particolare sensibilità religiosa, perché chiaramente stiamo parlando anche qui di un diritto fondamentale della persona, la libertà di culto, la libertà di svolgere una pratica religiosa. Comprendo perfettamente la sofferenza che tutto questo sta procurando, però per eventuali ulteriori aperture ad altre cerimonie religiose dobbiamo continuare a interloquire col Comitato Tecnico Scientifico. Confido di poter confezionare con loro un rigoroso pacchetto di prescrizioni che nelle prossime settimane ci permetterà di allargare anche la riapertura ad altre cerimonie religiose. Consentiamo anche dal 4 maggio una maggiore attività. Adesso sapete che bar e ristoranti possono far consegne a domicilio. D'ora in poi, dal 4 maggio, sarà consentita anche attività di ristorazione con asporto. Attenzione però, che nessuno pensi che
che davanti a un bar o un ristorante ci possa essere un assembramento. Bisognerà rispettare, rigorosamente mettersi in fila, rispettare le distanze. Si entrerà una alla volta e il cibo si consumerà a casa, in ufficio, dove è consentito, ma non davanti al posto di ristoro. E veniamo un attimo alle attività invece produttive. Abbiamo qui operato una svolta che è stata, ho visto, anche ormai anticipata nei vari organi di stampa. Noi riapriamo, dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il settore del commercio all'ingrosso, funzionale alla manifattura, funzionale alle costruzioni. È un passaggio molto importante. Lo facciamo però con un piano ben articolato, ben strutturato, che voi potrete leggere in questo decreto, in questo nuovo decreto. È consentita questa riapertura sul presupposto che tutte queste aziende interessate rispetteranno rigorosamente i protocolli di sicurezza. Protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne abbiamo sottoscritto un altro, ancora più sofisticato, ancora più rigoroso e perfezionato, il 24 aprile, l'altro giorno. Ringrazio i ministri che hanno lavorato a questo, ringrazio tutte le parti sociali che si sono prestati ancora una volta con grande senso di responsabilità per questa sottoscrizione. Quindi il messaggio da dar subito a tutte queste aziende: attenzione, recuperate subito questo nuovo protocollo, iniziate a lavorare, perché anche prima del 4 maggio, nei prossimi giorni, vi verranno consentite attività per mettere, per predisporre tutti i locali di lavoro, i luoghi di lavoro, in conformità con le prescrizioni di questo protocollo di sicurezza. Ancora, un passaggio molto critico è quello dei flussi di lavoratori che si sposteranno. Di qui, quindi, un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto. Dovranno, è stato sottoscritto il 20 marzo 2020 dalla ministra De Micheli, e anche qui bisognerà che tutte si predispongano, le aziende, al rispetto assoluto delle prescrizioni contenute in questo protocollo di sicurezza. E poi abbiamo un ultimo protocollo di sicurezza per garantire la tutela della salute dei lavoratori sui cantieri. Questo è stato sottoscritto anche questo ieri l'altro, il 24 aprile. Ecco, allora, con questa somma di protocolli, con queste prescrizioni rigorose, noi ci avviamo ad allentare un lockdown per il 4 maggio. Attenzione perché noi vogliamo tenere la situazione sotto controllo, quindi abbiamo predisposto un meccanismo molto elaborato in cui le regioni con le quali la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, se mi permettete, rispetto al passato, dovranno costantemente, con cadenza giornaliera, informarci sull'andamento della curva epidemiologica nei propri territori e anche sulle situazioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Avendo tutti questi dati, pervenendo tutti questi dati al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, al Comitato Tecnico Scientifico, costoro saranno nella condizione di poter elaborare le situazioni critiche. A 3 giorni dall'adozione di questo decreto, il Ministro della Salute indicherà quelle che sono delle soglie sentinella. Vale a dire, sulla base di questi parametri e del lavoro egregio che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico, noi avremo la possibilità di intervenire quando vedremo delle situazioni critiche circoscritte territorialmente e di chiudere il rubinetto. Noi non ci possiamo permettere una curva del contagio, un andamento che ci sfugga di mano, vada fuori controllo. E per questo questo sistema ci assumiamo il rischio della riapertura, ma ovviamente con...